16 punti di connessione, signor Berger. Bingo. Pomeriggio. Buon pomeriggio. Benvenuti. Quando? Allora, arriva. Mi dai più vino? Pronto. Carlo? Mason. Ciao, bello. Come stai? Bene, bene, bene. Devo venire a trovarti? Oh, sì, presto, spero. Ma prima mi devi impacchettare i ragazzi. Adesso? Sì, lo so, il giorno che pensavi non arrivasse mai è arrivato. Cordal manderà via fax la richiesta direttamente alla sezione sanitaria, ma tu devi farti dare il nulla osta veterinario lì in Sardegna. Hai capito? Va bene? Va bene, va bene. Ah, dimmi, come stanno? Ah, sono grossi, Mason, molto grossi. Tommaso, Tommaso, dai, tira su. Bene così. Come hai detto? Sono grossi, Mason, molto grossi. Pesano una cosa come 270 kg. Oh, wow. Riesci a sentirli? Oh, devono essere fantastici. Ah, splendido. Il saldo finale sarà pagato nel momento in cui il dottore verrà consegnato vivo. Naturalmente non dovrà catturarlo di persona, basterà un cenno di riconoscimento. Anzi, è preferibile per tutti gli interessati che il suo grado di coinvolgimento non vada oltre questo punto. No, preferisco rimanere coinvolto, per controllare che tutto vada liscio. Ci penseranno dei professionisti. Io sono un professionista. Thank you.
Commendatore, le è piaciuta l'esecuzione? Oh, moltissimo. Allegra, ti presento il dottor Fair, curatore della biblioteca Caponi. Signora Pazzi, è un onore. Dottor Fell, lei viene dall'America? Non ci sono nato, ma l'ho girata a lungo. Oh, ho sempre desiderato visitarla, il New England in particolare. Ho fatto molti pasti straordinari lì. L'ho vista piuttosto assorta nel libretto. Spero che questo possa allietarla. Il primo sonetto di Dante della vita nuova. È bellissimo. Rinaldo, guarda. Oh, sì, sì, lo vedo. Allegro mi sembrava amor, tenendo mio cuore in mano e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava e desto core ardendo lei paventosa umilmente pascea. Appresso girlo ne vedea piangendo. Dottor Fell, lei pensa che un uomo possa rimanere così ossessionato da una donna dopo un solo incontro? Se egli possa essere di lei affamato a tal punto da trovare soltanto in lei nutrimento, io credo di sì. Ma vedrebbe ella oltre la gabbia dei suoi limiti per soffrire per lui? La prego, lo tenga. Oh, non posso. Insisto. Commendatore, Allegra. Arrivederci. Andiamo a mangiare qualcosa? Volentieri. Perché no? È lei, dottore.